Carissimi amici, buongiorno e benvenuti nel mio canale di Steffi Angel 70. Vediamo insieme oggi il messaggio settimanale attraverso proprio i maestri ascesi con l'oracolo dei decreti. Ragazzi, questa vuole uscire, non ho nemmeno mescolato, comunque. Legge di causa ed effetto. Questi effetti meravigliosi sono merito mio. Devo dirmi bravo. Finalmente vedrai il risultato di un progetto a cui stai lavorando da tempo. Solo quando eserciti il tuo libero arbitrio stai scegliendo ciò che vuoi veramente. Se non scegli, verrai scelto. Infatti, anche non decidere ha delle conseguenze. Se da piccolo non potevi opporti, oggi puoi. Valuta le situazioni accuratamente, con ponderazione e amore. Scegliere è un atto di libertà che si dà effetti, che vi dà effetti meravigliosi. Ecco, la legge di causa ed effetto per tutta la settimana ci accompagnerà. Questo ci dice proprio che comunque, anche se noi non riusciamo a scegliere, a prendere delle decisioni importanti anche nella nostra vita, sarà la legge a farlo al posto nostro. Però diciamo che esiste il libero arbitrio, quindi cerchiamo sempre di valutare noi stesse le cose che ci capitano, le situazioni, anche le persone che possiamo avere a che fare. Perché comunque è una legge che ogni causa c'è un effetto, quindi se noi mettiamo una causa importante in quello che diamo, avrà i suoi frutti, i suoi effetti, quindi sia nel bene che nel male, ok? Quindi ci dice, oggi hai il potere di scegliere, visto che sei persona adulta, non più un bambino, hai il potere di sceglierlo. Puoi fare, attraverso il libero arbitrio, scegliere le tue situazioni, le tue decisioni, prendere proprio quelle più giuste per te. Voglio associare a questo messaggio per tutta la settimana una carta degli angeli custodi. Quindi questa settimana la legge di causa ed effetto, cerchiamo noi di essere responsabili di scegliere per quello che è giusto per noi nella nostra vita. Prendiamo la prima e troviamo il 4 di azione. L'impegno in onestà del tuo lavoro e dei tuoi sforzi ti portano soddisfazione, appagamento e sicurezza finanziaria. Meriti una pausa per godere della vita stupenda che hai creato. Può essere il momento giusto per celebrare un evento importante come un fidanzamento, un matrimonio, l'acquisto di una nuova casa o la nascita di un bambino. Ecco, quindi questa settimana gli angeli ti dicono che comunque hai lavorato sodo per tutta la vita, hai dato tanto il tuo impegno, la tua responsabilità, la tua onestà nel tuo lavoro. Quindi ti dice oggi hai raccolto bene e quindi dice goditi anche un po' questi momenti della tua vita dove comunque ci saranno anche degli eventi importanti in questa settimana. Un'apertura di qualcosa, anche una nascita di un bambino, una nascita di una nuova vita, a prescindere proprio la nascita della cicogna, diciamo, ma ci sarà proprio qualcosa di apertura di bello. Quindi affidati e vedrai che questa settimana ti capiterà qualcosa di bello attraverso proprio la legge di causa ed effetto, ma soprattutto con il tuo libero arbitrio. Grazie a tutti amici, buona settimana e tanta luce da parte degli angeli.